passiamo alla parte di ordinazione. Tanti non sanno che cosa significa ordinazione o consacrazione, e io ovviamente cerco di chiarire tutto con la parola di Dio. Penso che in mezzo a voi, in mezzo a noi qui oggi, se faccio questa domanda, quanti non hanno mai visto che cos'è una consacrazione o un'ordinazione? Se ne sono tanti, volete vedere? Alzate la mano, chi non ha mai visto, alzate la mano. Chi non ha mai visto un'ordinazione, una consacrazione di un pastore, alzate la mano. Vedete quanti ce ne sono? Ok, adesso è venuto il tempo che vedrete come biblicamente viene ordinato e consacrato. Io non è che ci inventiamo niente, è tutto biblico quello che facciamo, tanto che io ho raccolto un blocco di versi della parola di Dio, li ho messi assieme, che riguardano quello che vi ho detto. Però adesso vorrei chiamare, dopo chiamerò le mogli, però adesso chiamo i due che noi dobbiamo ordinare, fratello Salvatore Messina e il fratello Gianni Castante. Dopo chiamerò le famiglie, siccome. Allora, ok, giratevi così. Non vi faccio salire qui sopra, che sennò mi coprite la misura. Così li faccio stare giù, così vado a livello io, no? Con l'altezza. Allora, viene letto un curriculum spirituale, perché voi non sapete, cioè, la loro esperienza nella vita, nelle chiese, dove hanno lavorato, cosa hanno fatto, perché qualcuno possa capire chi stiamo per ordinare. Cioè, non sono persone nuove nella fede, sono persone che hanno lavorato e avuto esperienze e lavorano ancora. E se facciamo questa ordinazione è perché viene densificato il lavoro che si deve, perché il Signore ha detto che gli operai sono pochi, di pregare perché spinge degli operai. Qualcuno è contrario, pensa che uno va ordinato quando c'ha 100 anni. No, non ha più le forze, li dobbiamo ordinare mentre hanno energia per spenderla per Cristo. Non si ordinano, gli anziani ormai sono le colonne, sono lì per aiutarci, a consigliarci, ma non hanno le forze nuove. E noi vogliamo che state attenti nel curriculum che leggo e poi l'ordinazione che viene letta, tutto biblicamente. Allora, leggo prima il curriculum del Salvatore Messina, che ho avuto la gioia di... Io andavo nella chiesa del pastore Molinaro, che adesso è col Signore, e ovviamente quando io andavo lui era membro di questa chiesa, e dunque si fermava assieme a me dopo che finivo di predicare. C'è stata sempre questa comunione di spirito. Poi ovviamente lui si è trasferito in Sicilia. Adesso io vi leggo il curriculum spirituale, cioè di quante chiese ha frequentato e i ruoli che ha svolto nelle varie chiese. Si chiama Salvatore Messina, nato a Catania il 14/8 del 1964, residente a Merlino, via Alberico, va bene, qui in provincia di Lodi. Convertito all'età, qui dice nell'età, la prima chiesa che ha frequentato era la chiesa Avi, delle Assemblee di Dio, che si trovava, come vi dicevo io, a Pioltello, curata dal pastore Giuseppe Molinaro. E il ruolo che ha svolto in questa chiesa era uno che cantava nel coro, nella corale. Successivamente è diventato collaboratore assieme al pastore Molinaro e anche
il pastore Molinaro ha predicato in mezzo al popolo zigano e anche a me mi ha portato, e abbiamo visto i primi 200 zigani convertirsi. Io predicavo loro davanti a un fuoco con il ghiaccio, e il pastore Molinaro è uno che ha fondato 9 chiese, per chi non lo conoscesse, è uno che ha avuto tanto amore per i latini che venivano qui, e mi ha insegnato che bisogna amare come Gesù ama tutti. Dunque la prima chiesa che il fratello Salvatore ha frequentato è questa chiesa del pastore Molinaro. La seconda chiesa è la chiesa Missione Cristiana Evangelica a Segrate. Ovviamente l'ha frequentata, ci sono gli anni dal 99 al 2003. La terza chiesa, quando si è trasferito in Sicilia, ha frequentato la chiesa Adi, una delle chiese Adi, e ovviamente il ruolo che ha avuto è stato quello di collaboratore, e poi il pastore, la Spina Rosario, c'è qui un rosario, è stato anche membro del comitato di zona, questo che lo ha coinvolto nel lavoro. Quarta chiesa, vado veloce perché dopo dobbiamo leggere altro, sempre a Catania, anzi la quinta, ha frequentato la chiesa di Lodi dell'Assemblea di Dio in Italia e era membro che collaborava nella missione, in una missione aperta a Paolo, non cito i nomi perché non è giusto, cerco di... La sesta chiesa, ovviamente per trasferimento, non è che il pastore Salvatore Messina è uno che salta come i grilli da una chiesa a un'altra, no, perché si è trasferito, era qui nel nord, poi è andato in Sicilia, dalla Sicilia è ritornato, perciò c'è tutto questo, però in ogni chiesa che ha frequentato ha svolto un ruolo di collaboratore con il pastore o di corale o di evangelismo. La sesta chiesa ha diretto una stazione evangelistica presso una sede di Della Mail, dove c'è un presidente qui che non cito per una questione di correttezza. E la settima chiesa e l'ultima è questa della chiesa Aurora. Io sono contento perché lui collabora con me, predica con me, e voglio dare questo avviso che da poco abbiamo preso, dopo tanti anni che il pastore Molinari è andato col Signore, aveva una chiesa di circa 80 membri, purtroppo ci sono stati dei pastori sbagliati, diciamo così, l'hanno distrutta, abbiamo preso cura già da 20 giorni di questa chiesa Cernusco sul Naviglio, che se volete dopo vi do il volantino, chi è in zona, la chiesa è gestita dalla chiesa Aurora, in cui lui collabora e lavora assieme a me, sia qui in questa chiesa che nella chiesa di Cernusco sul Naviglio. Abbiamo un bel locale perché era questa la missione del pastore Molinari, e noi stiamo cercando di lavorare per rientrare tutti i dispersi e predicare l'Evangelo a Cernusco. Cernusco è un centro, è proprio vicino alla metropolitana, 150 metri la chiesa che abbiamo preso cura ultimamente. Questo è il curriculum, mi sembra che ce n'è un altro. Sì, sì, dillo tu che così. Sì, era rimasta anche una chiesa di Comune di Riposto, chiesa del pastore Michele Pennisi, dove lì è nato il ministero. E che ringrazio tanto il Signore comunque per questi servi che il Signore ha messo davanti a me, e oggi veramente posso dire che siamo veramente nella gioia, perché come diceva il pastore Salvatore, anche io non potevo mai immaginare che il Signore poteva compiere delle opere. Ognuno di noi ha veramente delle esperienze alle spalle, forse chi meno pesanti, chi più, però ognuno di noi aveva qualcosa che il Signore poteva modellare, perché Gesù vuole le persone nate di nuovo, dove adorano il Signore in spirito e verità. Ci tenevo a dire questo perché era anche una chiesa dove veramente il Signore ha operato molto, e che il Signore li benedica, e anche il fratello Natale, grazie a Dio ci siamo ritrovati, è veramente una gioia averlo
in collaborazione e che il Signore veramente ci possa dare sempre nuove forze per portare avanti queste chiese e poter strappare anime al nemico, come abbiamo appena visto. Signore, sia lodato. Adesso vi leggo bene quelli. Gli voglio bene, come voglio bene a tutti i servi di Dio. Mi chiamo Giovanni, questo è il curriculum che ha scritto lui. Mi chiamo Giovanni Castaldo, sono nato in una famiglia cristiana, il mio papà e mio suocero mi hanno insegnato i principi biblici da piccolo e ho conosciuto mia moglie nella scuola domenicale, che è qui Antonella. Pensate un attimino, già da lì vi siete fidanzati alla scuola domenicale. Dopo, successivamente. Siamo partiti dalla mia città per andare al nord Italia per lavorare. Abbiamo fatto esperienze facendo visite in alcune comunità della zona. 1996 fino al 1997, chiesa evangelica indipendente, pastore, eccetera, in una missione svolta a servizio di lode e di adorazione. È ovvio, no? E questo è il ministero principale che il Signore gli ha dato. Poi, dal 98 al 2003, chiesa cristiana frequentata, evangelica, Evangelo Vivente, Elim. E vi dico, il pastore non ve lo dico. La mansione che ha svolto è sempre di lode, adorazione e diacono di quella chiesa. Capite? Noi leggiamo il curriculum perché alcuni pensano così, che noi ci improvvisiamo pastore. No, c'è tutta una storia. Poi nel 2003 fino al 2010, Centro Cristiano Neos Visione, le mansioni svolte lode e adorazione, anziane e servizio di battesimo, cioè battezzato assieme al pastore, ha fatto servizi battesimali, questo va bene. Ministerio Salmeggiamo Insieme all'Eterno, il Signore mi disse: non trascurare ciò che ti ho dato. Feci un CD, qui fa un po' di storia, l'unico desiderio, anzi se volete comprarli dopo ci sono anche della sorella Vera, dove Dio lo ha grandemente benedetto e profetizzandomi che ne avrei fatto altri. E dopo 3 anni di impegno è uscito il secondo CD, Sia la luce, portandomi anche all'estero come Brasile, conoscendo ministeri di grande fama mondiale e poi altri CD che sono in produzione. Nel 2010 fino al 2014, Ministerio Pastorale, Pastore Unito d'Italia, perciò lui è venuto qui tra noi, nel 2010 ha cominciato ad adorare il Signore nella Chiesa Pentecostale Internazionale Aurora e poi fa il mio nome. Poi, avanti. Battesimi in acqua il 31 dicembre del 1996, fatto ad Acerra, Napoli ovviamente, no? Lui si è battezzato e ha anche è stato d'aiuto al pastore perché ha celebrato e aiutato, non è che si sceglie chiunque, si scelgono persone che amano l'opera di Dio con passione. Il pastore se sceglie chiunque non ha discernimento, sceglie persone che sono portate e amano l'opera del Signore. Sto per finire perché lui è stato un po' più lungo, mi sa. Allora, nel 2000, allora, battesimo di Spirito Santo, doni in lingue ricevute nell'ottobre 2002 con imposizione delle mani dal pastore evangelista e non dico il nome. Nel 2001 al 2002 corso di formazione biblica, ha fatto anche Salvatore, ha fatto il SIBI, che è un corso di formazione biblica delle Assemblee di Dio che dura 3 anni, dunque tutte e due hanno fatto anche delle scuole bibliche. Allora dice corso di formazione biblica, corpo insegnante, non diciamo tutti che ce n'è lì un elenco che poco finisce che non li voglio ripetere. Poi finisce, e qui giusto no, Dio ha fatto una piccola testimonianza che Dio lo ha guarito da un gravissimo incidente alla mano sinistra, strappandomi le ultime 3 dita, dove per un anno non ho potuto suonare la chitarra,
ma miracolosamente oggi suona più forte di prima. Gloria a Dio. Per condividere questa testimonianza e ascoltare il repertorio che Dio mi ha dato, ci sono i contatti, ma ci sono poi tutti. Ho voluto leggere il curriculum spirituale perché voi abbiate visione di chi stiamo facendo adesso l'ordinazione. Capite? Sono due che hanno lavorato e stanno lavorando, sono all'opera. So che Gianni ha già fatto una campagna evangelistica, come si chiama questo paese? Dove l'hai fatto ultimamente? Ecco, Port Macan, sono paesi che si trovano vicino alla Svizzera, e mi ha organizzato già un'altra, e questo mi piace, la visione. Dio non ama pigri, vagabondi, vaghi, no! Dio ama lavoratori nella sua lingua, e neanche religiosi, il Signore non li ama. Adesso facciamo il sembro di visione, vieni. Ovviamente se voi non la vedete, mia moglie, ma c'è dietro del presente che cura, controlla tutta. Allora, dai una parola a queste due sorelle brevemente. Gloria a Dio, per noi è un privilegio averle qui davanti alla presenza di Dio, e io spero con tutto il mio cuore che voi due state sempre sommettite a Dio, perché la parola di Dio ci fa imparare: sommettete a Dio e il diavolo fuggirà. E soprattutto obbedienza, donne obbediente e temerosa di Dio. Io in speciale sono molto contenta di averle a questa coppia, perché veramente sembra che si le conoscesse da anni. Sai che cosa ha colpito il mio cuore in questa coppia, caro popolo di Dio? La umiltà che c'è in queste serve di Dio e la mansedumbre. Sono molto obbediente e io ringrazio a Dio per questa coppia. Io aspetto anche del servo di Dio Gianni e della sua sposa che continuate l'obbedienza, l'umiltà e la mansedumbre, e dove Dio si va a glorificare. E Dio non si glorificherà mai in donne soberbi e orgogliose. Ricordatevi, in speciale le donne, noi donne dobbiamo sommettere ai nostri mariti, perché loro possano veramente glorificare sempre il nome di Dio e la forma che Dio lo vuole, noi la forma che noi lo vogliamo. Sai che è successo a queste donne Basti? È un esempio che le voglio prendere, della disobbedienza della regina Basti. Il capitolo 1 di Esther parla di questa regina, Basti. E il re Assuero le fece un invito a questa regina Basti. Però che è successo? Questa donna si sublevò perché era bella, ma Dio non gli interessa la bellezza fisica. Dio non si fa niente con essere, Dio lo che vuole è essere belli dentro. E questo è quello che Dio vuole di noi, di ciascuno di noi, donne che hanno quella bellezza, che quando camminano, che quando si siedono, che quando magari qualcuna donna ha bisogno di una parola, la spinge a dirti: vamos, tu ce la fai, tu puoi, forza, coraggio. E questo che noi vuole di ciascuno di noi. E questa donna fu disobbediente, e che cosa è successo con questa regina Basti? Non è rimasto lì? No, il re Assuero subito veramente la destronò, non fu più regina, fu una donna normale e comune. E questo Dio non vuole di noi. Quando c'è obbedienza in ciascuno di noi, in speciale alle donne, quando c'è l'obbedienza e il sommettimento, c'è la vittoria. Quando c'è il sommettimento, voi vedrete la gloria di Dio, perché non la vedremo mai se siamo ribelli e disobbedienti. Dio non vuole questo. Dio vuole sempre trovare le donne e nei figli di Dio, e per tutti, compresa anche io, vuole questo di ciascuno di noi: obbedienza, sommettimento, donne che siano obbedienti e sommettidas a Dio, e soprattutto a Dio, e secondo al marito che Dio les ha dato. Tante volte le donne o bien lo mettono al buco all'uomo o bien lo levantano. Ci sono queste donne, e io penso che noi come donna non vogliamo essere così. Noi ogni giorno della nostra vita dobbiamo pregarle 24 ore sulle 24,
Ha colpito il molto il mio cuore vedere questa chiesa come il diavolo ballava. E tante chiese oggi il diavolo balla. Non lo Spirito Santo che si muove tante volte in chiesa, perché il diavolo veramente sempre sta trattando di attaccarti. Perciò che Dio vuole trovare a tutti noi, svegli, svegli la chiesa, una chiesa che cammina di vittoria in vittoria, di trionfo in trionfo, di obbedienza in obbedienza, per poter vedere la gloria di Dio nella nostra vita, perché se no non possiamo vedere la gloria di Dio se non è obbedienza. Perciò che anche il re Saul, Dio le mandò una ordine attraverso la bocca del profeta Samuel, non fece caso, non fece ascolto alla parola di Dio. Anda e ammassa tutti, distrugge tutti gli amalechiti. Questo fu l'ordine, non del profeta Samuel, fu l'ordine del re supremo, fu l'ordine del sumo sacerdote. Questa ordine la dio Dio. E che cosa fece questo re Saul? Fu disobbediente, e por disobbediente dopo se pagano le conseguenze. Io penso che in tutto ciò che si predica ci deve esistere sempre l'obbedienza, perché l'obbedienza è il primo passo, perché se mette tutto in pratica la parola di Dio, di Genesi fino a Apocalisse, è obbedienza, perché la parola di Dio dice in Apocalisse 3: chi vince sarà vestito di vestitura bianca, e io non cancellerò il suo nome del libro della vita, e suo nome lo confesserò davanti al Padre mio, davanti agli angeli. E questo che noi vuole, Dio vuole questo di noi. Chiesa, mantenetevi in santità, mantenetevi in santità, perché senza santità nessuno potrà vedere il rostro di Dio, il viso di Dio. E in speciale a voi due, non dimenticarsi di questo, perché questi uomini siano usati di Dio. La vittoria sta in questo ginocchio, doblare tanto ginocchio e pregare tanto a Dio, perché questi uomini di Dio siano usati. Nostro compito è questo, donna di Dio. Perciò che Dio è perfetto in ogni cosa che parla, Dio, la sua parola dice che Dio è giusto quando parla, è irreprensibile quando giudica. Dio ha detto questo di ciascuno di noi: l'obbedienza, l'umiltà e la mansedumbre. E questo noi vogliamo, para que loro possano continuare la via del Signore ogni giorno della nostra vita, pregare costantemente, perché la preghiera deve essere perseverante. No, Signore, perché ho sogno, oggi non prego. No, un giorno, sai che mi è successo nel mio letto mentre io stavo dormendo, e se lo devo confidare a voi, e mi dio il testimone di tutto ciò che la mia bocca parla. Un giorno era alle 3-4 del mattino, ho sentito una voce, cari fratelli miei, che mi ha detto: alzate, sì, alzate, una voce di comando, alzate. E io mi guardavo che mi vestivo e mi alzavo in piedi, e mi stava mettendo quelle scarpe come dell'esercito di Dio. E Dio vuole questo, una chiesa che marce verso la vittoria, che marce verso Dio, che marce verso il cielo, perché dobbiamo fare tesoro nel regno del cielo, non nella terra, perché alla fine tutto sarà distrutto, tutto. La parola di Dio si adempie. Isaia 24 lo dice: tutta la terra sarà desolada. Así que pueblo, es tiempo de alzarte y levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios me bendiga, caro pueblo de Dios, y que Dios me bendiga, Señor de Dios. Misión de Jesucristo. Aleluya. Adesso leggiamo delle dichiarazioni che io, delle domande che io gli faccio, sono poche, state tranquille. E dopo passiamo all'ordinazione. Fratello Messina Salvatore, dichiari davanti a Dio e davanti ai servi di Dio e il popolo di Dio di predicare tutta la parola di Dio, la sana dottrina? Sì. Sì, così chiaro. Così chiaro. Amen. Uppala. Altra domanda. Ovviamente questo è collegato con la parola di Dio. In Timoteo, secondo Timoteo 4, dal 2 al 4 dice: predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più
la sana dottrina, ci siamo, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole anziché alla scrittura. Ecco perché io ho fatto questa domanda: ti impegni di predicare la sana dottrina collegata con la seconda domanda? Ti impegni a curare la chiesa che Dio ti ha affidato con amore e passione, ammaestrandoli, facendoli crescere come il giardino di Dio e fare dei discepoli di Gesù Cristo? Sì, amen. Adesso leggo il verso in Atti 2:42: ed essi erano perseveranti, la chiesa primitiva, nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nella preghiera, dice Atti 2:42. Altra domanda: ti impegni a proteggere la chiesa del Signore? E qui ti impegni a proteggere la chiesa del Signore a quei credenti deboli che hanno bisogno di cure spirituali, incoraggiandoli a combattere il buon combattimento della fede, preservandoli da falsi profeti e strane dottrine? Sì. Questo sì è davanti al popolo di Dio, davanti a Dio. E il punto è l'ultimo, anzi penultimo, ma anche se noi, dice in Galati 1 dall'8 al 9, ma anche se noi, dice Paolo, o un angelo dal cielo vi annunciasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema, scartatelo, perché i pastori sono quelli che devono curare e proteggere i greci da tutte queste infiltrazioni strane che ci sono. Ci sono chiese che non sono chiese, vere. Ci sono chiese e ci sono pastori che non sono pastori, vere. Che Dio non li ha messi lì. Allora, onde evitare la confusione, io vi ho scritto i punti biblici. Ovviamente questo vale sia, e però lo dobbiamo fare, le domande le dobbiamo fare, non ti citi i punti biblici che sono uguali, ma dobbiamo fare la domanda pure a Gianni. Fratello Gianni, Giovanni, lui dice così, fratello Giovanni Castaldo, dichiari davanti a Dio e davanti ai servi di Dio e davanti al popolo di Dio di predicare tutta la parola di Dio, come abbiamo citato, tutta la parola di Dio e la sana dottrina? Sì, amen. Seconda domanda: ti impegni di curare la chiesa che Dio ti ha affidato con amore e passione, ammaestrandoli, facendoli crescere come un giardino di Dio per fare dei discepoli di Gesù Cristo? Sì, amen. L'ultima domanda: ti impegni a proteggere la chiesa del Signore e quei credenti deboli che hanno bisogno di cure spirituali, incoraggiandoli a combattere il buon combattimento della fede, preservandoli da falsi profeti e false dottrine? Sì, amen. Ok, adesso io vi chiedo, fratelli e sorelle, perché leggiamo l'ordinazione, punti biblici di ordinazione, di alzarvi in piedi un momento. Ovviamente questo vale per tutte e due, perché sono scritti che valgono per tutte e due le ordinazioni. Qui io poi darò una copia a loro, una copia me la firmano perché lo hanno fatto e lo teniamo anche nel nostro archivio di Pastori Uniti. Per queste dichiarazioni, poi faremo l'unzione dell'olio, per queste dichiarazioni che avete dato, che l'avete data davanti a Dio e davanti al popolo di Dio, fra poco vi ordiniamo pastore al ministero al servizio del Signore e ti consacriamo secondo l'ordine sacerdotale di Aronne e dei Leviti,
come dice la parola di Dio in Esodo 30:30, ungerai Aronne e i suoi figli, li consacrerai perché mi servono come sacerdoti. E io gli do una copia perché loro se la leggono, e se qualcuno la vuole noi gliela diamo. In Primo Samuele, parlando ancora di unzione, di ordinazione, 16:13, allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli, si parla di Davide. Da quel giorno lo spirito del Signore investì Davide. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché noi non dobbiamo fare prediche morte. Quando siamo unti, predichiamo sotto l'unzione, conquistiamo i popoli, conquistiamo le nazioni, conquistiamo le famiglie a Cristo, perché il Signore accompagna con segni, prodigi e miracoli quelli che hanno l'unzione di Dio. In Esodo 28:41, ne investirai i tuoi fratelli Aronne e i suoi figli, con lui li ungerai, li consacrerai come faremo tra poco, e li santificherai perché mi servono come sacerdoti. Esodo 13:12, consacra al Signore ogni primogenito, come era fatto nel popolo ebreo, e ogni primo parto del bestiame, i maschi saranno del Signore. Questo era un ordine del Signore. Andiamo a finire, ancora 3 minuti, però occorre che io leggo questi punti della parola di Dio che parlano della consacrazione. Esodo 32:29, poi Mosè disse: consacratevi oggi al Signore, ciascuno a mezzo del proprio figlio e del proprio fratello, e il Signore vi conceda oggi una benedizione che noi fra poco daremo assieme. In Geremia 1:5, prima che io ti avessi, fratello Salvatore ha parlato, prima che io ti avessi formato nel grembo di tua madre, io ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi dal grembo, io ti ho consacrato e ti ho costituito profeta delle nazioni, pastore. È il Signore, perché noi siamo uomini. E secondo l'ordine della parola di Dio li ungiamo ad olio. Ma ricordatevi che l'unzione più importante è quella dello Spirito Santo su di loro. In Numeri 8:10 dice: farai avvicinare i Leviti davanti al Signore, e i figli di Israele imporranno le mani sui Leviti e pregheranno per la consacrazione. I Leviti erano i lavoratori di Dio a servizio del Signore. In Numeri 27:18 il Signore disse a Mosè: prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui lo Spirito imporrai la tua mano su di lui, e lo consacrerai al Signore. Deuteronomio 34:9, Giosuè, figlio di Nun, fu ripieno dello Spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le mani sul suo capo. E i figli di Israele gli ubbidirono e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. Vado per finire questo questi gruppo di versi della parola di Dio. Primo Timoteo 4:14, non trascurare il dono che è in te, non trascurare il dono che è in te, che ti fu dato, dice l'apostolo Paolo, mediante la parola profetica, insieme all'imposizione delle mani nel collegio degli anziani. Lo sto leggendo, anche se prendiamo un minuto, perché sono punti importanti della parola di Dio per chiarire. E vado, ce ne sono ancora tre, ho finito. Secondo Timoteo 1:6, per questo motivo ti ricordo, dice Paolo a Timoteo, di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani. E secondo Timoteo 2:21, se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile a servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. E l'ultimo punto, secondo Timoteo 4:12,
nessuno disprezzi la tua giovinezza, dice Paolo Timoteo, la tua età, ma sì, e io dico anche a Giovanni e a Salvatore, sì d'esempio, siate d'esempio ai credenti nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede e nella purezza. Questo ve l'ho voluto leggere, l'ordine che la parola di Dio presenta riguardo l'ordinazione. Adesso vi chiedo che tutti stendete le mani, perché faremo questa unzione, come vi ho letto largamente, ho voluto prenderne più di uno diversi, io ne avrei potuto prendere uno, ma è meglio, la parola di Dio predica meglio dei predicatori, meglio dei pastori, meglio dei profeti. Anzi, noi dovremmo parlare bene e far parlare di più la parola, che le cose andrebbero meglio. Allora, tutti quanti stendete le mani mentre faremo questa unzione, direi simbolica ma spirituale, secondo l'ordine che abbiamo letto. Fratello Gianni, in questo momento, come abbiamo letto largamente nella parola di Dio e con le mani stese di tutto il popolo di Dio e i servi di Dio, come ti ho detto, per queste dichiarazioni che avete fatto prima davanti al Signore, davanti al popolo di Dio, ti ordino pastore al ministero per il servizio del Signore e ti consacro secondo l'ordine sacerdotale di Aronne e dei Leviti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che l'unzione dello Spirito Santo sia sempre su di te, che come quando Samuele ha unto Davide, lo Spirito di Dio lo investì, che la tua vita possa essere investita dall'unzione per adorare, per cantare, per predicare nel nome di Gesù e liberare quelle anime che sono legate da Satana. Nel nome di Gesù, in questo momento ti dichiaro servo di Dio. Ancora, fratello Messina Salvatore, a ultimo profeta, tenete le mani stese, tutte assieme. Fratello Salvatore, per la dichiarazione che hai fatto prima davanti al Signore e davanti al popolo di Dio, ti ordino pastore al ministero per il servizio del Signore e ti consacro secondo l'ordine sacerdotale di Aronne e dei Leviti. Ungerai Aronne in questo momento, ti ungo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo al ministero. Che l'unzione di Dio sia sempre nella tua vita, lo spirito di sapienza, di intelligenza, lo spirito che ha investito tutti i profeti di Dio possa investire la tua vita, e che da ora in poi ti dichiaro servo di Dio per conquistare le nazioni e anima a Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ti ungo d'olio nel nome di Gesù al ministero. Posso far venire un momento solo i servi di Dio, quelli che ci sono, perché possiamo fare una preghiera tutta assieme. Sapete che chi arrabbiato è Satana. Alleluia. Perché noi ungiamo uomini al ministero e questi uomini sono guerrieri di Dio che conquistano l'anima del Signore, e Satana è arrabbiato, ma adesso gli angeli del Signore e Dio approva quello che stiamo facendo e li vogliamo benedire come servi di Dio e come popolo di Dio. Oh Signore, benediciamo questi due servi in questo momento ordinati. Oh Signore, assieme uniamo la nostra esperienza e il nostro ministero per aiutarli, incoraggiarli, perché questi due tuoi servi, Signore, possano conquistare, come abbiamo detto prima, anime perdute a Cristo, nel nome di Gesù, che dovunque si muovono sotto la tua unzione spirituale, sotto il tuo discernimento e la tua sapienza, nel nome di Gesù. Me l'hai dato a Salomone, dalla questi due servi che oggi sono stati ordinati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Amen.